Ciao a tutte, io sono Anna Venere e sono una consulente d'immagine un po' particolare. Insegno alle donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto a migliorare la loro autostima, ma anche a combattere quegli stereotipi che ci vogliono tutte uguali e soprattutto tutte insoddisfatte di noi. Oggi siamo qua per parlare di peso e accettazione e come questo si interfaccia con i vestiti. Sicuramente è un discorso lungo, è un discorso complicato, però io vorrei riuscire a farvi cambiare idea su un fatto importante, che per essere ben vestite bisogna essere magre e che se uno accetta il proprio corpo, questo lo limita dal punto di vista della bellezza. Infatti quella è la molla che è stata usata più di tutti per il dimagrimento è non vai bene. Ti fai schifo e allora ti metti a dimagrire. Posto che nel dimagrire in sé o nel mangiare in modo sano, qualunque cosa sano significhi per voi, che siamo tutti diversi, e fare movimento non c'è niente di male, le ragioni per cui lo facciamo invece possono sia inficiare il risultato, sia farcelo vivere proprio come una punizione e impedire all'accettazione del nostro aspetto, al piacerci così come siamo. Quando io parlo di accettazione, non parlo di ok, vado bene così e quindi chi se ne frega prendermi cura del mio corpo in quanto involgo esterno e interno, quindi vado bene così, quindi mi posso anche ubriacare tutte le sere, vado bene così e quindi anche se mi metto dei maglioni informi va bene uguale se stai bene con te stesso. Quando io parlo di accettazione, parlo proprio di riuscire a sentire che a prescindere da come il nostro aspetto esterno sia, noi valiamo come persone. Perché sia per quanto riguarda il peso, sia per quanto si riguardi l'abbigliamento, c'è una unione dell'estetica con il valore della persona. Infatti si dice sempre: ma no, devi sforzarti di migliorarti. Sforzati di migliorarti, quindi dimagrisci, quindi fai attività fisica, quindi vestiti meglio. Peccato che questo migliorarsi rappresenta essere solo l'involucro esterno. È vero che l'involucro esterno del nostro corpo, del nostro aspetto, non solo influenza l'opinione degli altri, ma influenza anche la nostra opinione di noi stessi. Perché se io mi prendo del tempo per fare una cosa che mi piace e vedo un'immagine di me positiva allo specchio, poi sicuramente mi sento meglio. Il problema è che non c'è solo questo nel migliorarsi. Una cosa molto buffa che mi era successa quando mio figlio era piccolo, aveva, non mi ricordo se un mese e mezzo, insomma, quel periodo terrificante lì. E una mattina ero uscita di corsa nel senso che urlava, piangeva e l'ho messo nel passeggino, era per fortuna un novembre caldo. Mi sono infilata una giacca, forse dei jeans, un maglione. Mi sono data una pettinata probabilmente, non mi sono truccata, sono uscita, sono andata al parco, lui è stato bello, felice, sereno e non c'era ancora il Covid e quindi siamo andati a zonzo, ebbene. E una delle cose che nel momento che ho detto sono uscita senza trucco e va bene, io ho delle occhiaie profondissime, va bene così. Se qualcuno mi vede e pensa che sia scappata di casa, beh sì, sono effettivamente scappata di casa. Una ragazza online ha preso questo mio discorso per dire che no, non andava bene perché una donna doveva sempre prendersi cura di sé, sempre cercare di avere un aspetto migliore e sempre quindi prendersi cura di sé. Perché lei, nella sua maternità, una maternità diversa, si era sempre truccata prima di uscire. A parte il giudizio della questione, quello che a me ha colpito è stato questo: mi prendo cura di me, quindi mi trucco. A me piace truccarmi, mi diverto, è una cosa che in parte mi fa prendere cura di me, ma nel momento in cui le mie scelte sono ridotte all'osso, preferisco dormire 10 minuti di più se ho dormito solo 3 ore quella notte, preferisco leggere un libro perché mi rilassa, preferisco
preferisco fare una passeggiata perché non esco da 3 giorni perché pioveva e il bambino sta sclerando. Quindi è veramente importante riuscire a scollegare questo. Mi prendo cura dell'esterno, mi prendo cura dell'interno. Viene ritenuto quindi impossibile che una persona in sovrappeso possa accettarsi, una persona che ha un corpo che non rispecchia i canoni estetici del momento. Ma soprattutto viene ritenuto impossibile che una persona con questo tipo di corpo non possa essere soddisfatta di come si veste, contenta e vestirsi bene, anche bene secondo i canoni esterni, anche alla moda, insomma, contenta. Al contrario, viene reputato normale che una persona per accettarsi e per piacersi debba dimagrire. Sicuramente nel momento che c'è un canone estetico di un certo tipo, quando io mi avvicino a quel canone estetico sono più contenta, mi piaccio di più, mi guardo allo specchio e dico: oh, finalmente assomiglio a quel canone estetico lì. Posto che non tutti possiamo farlo, nel senso che se il canone estetico è alto 1,90 e io sono alta 1,65 non posso raggiungerlo. Se il canone estetico è, cosa ne so, con gli occhi a mandorla, sì, forse posso truccarli per farli sembrare mandorla, ma non posso arrivarci, quindi fino a un certo punto, ok, ci siamo capite. Però quel tipo di accettazione, l'accettazione e il piacersi legato solo all'esterno, cioè ho fatto un lavoro, sono dimagrito, mi sono vestito in un certo modo, adesso mi piaccio, è un'accettazione ed è un piacersi che è momentaneo e può essere spazzato via da qualunque cosa. La nostra vita, la vita delle donne soprattutto perché è governata dagli ormoni, ma la vita in generale, ha delle fluttuazioni pazzesche, ce ne siamo accorti adesso. Succedono delle cose che per noi non sono prevedibili, perché magari andavamo in palestra 3 volte la settimana e riuscivamo a mantenere un certo tipo di fisico, poi arriva la pandemia, siamo chiusi in casa e ci mettiamo a cucinare la lasagna della nonna perché ci manca la famiglia. O magari facciamo allenamento a casa e non ha lo stesso effetto, oppure improvvisamente non abbiamo più nessuno che ci tiene i bambini e quindi non possiamo più andare in palestra. Le cose cambiano, le cose succedono. E se la nostra soddisfazione di noi stessi è legata a quell'involucro esterno, quell'immagine lì, improvvisamente va via. A volte va via non solo perché non siamo più così magre, non siamo più vestite in quel modo, a volte va via anche perché noi abbiamo fatto un certo tipo di sforzo, ci siamo vestiti in un certo modo, ma arriva qualcuno dall'esterno a dire che no, come siamo non va bene. Vi sarà capitato se siete dimagrite tanto? O se eravate molto magre, siete ringrassate. Qualcuno che prima ci diceva, devi dimagrire, ma sei dimagrita troppo. Qualcuno che prima arrivava a dire, vabbè, però dovresti vestirti in un certo modo, adesso che avete cambiato look, dice, ma come vai in giro vestita? Ma no, ma davvero, ma così è esagerato. Perché se noi leghiamo sempre la soddisfazione di noi all'esterno, l'esterno è il commento esterno, ma è anche l'esterno lo stereotipo che andiamo ad arrivare, non riusciamo poi a essere felici e a internalizzare quell'accettazione. Non è un processo facile, è molto più difficile. Vi assicuro che accettare se stessi è probabilmente più difficile che dimagrire per arrivare al corpo che vorremmo idealmente. È un discorso generico e non vale per tutti. Perché ci sono i casi e casi, però è un lavoro interno, è un lavoro interno, è un lavoro di cambiamento mentale, è sempre più difficile, però è un lavoro che si può fare. Vi lascio qua sotto alcuni video in cui ne ho già parlato, abbiamo parlato dei tipi di stereotipi che ci possono essere e che ci possono danneggiare da questo punto di vista. Però una cosa sicuramente importante è capire questo. Qua stiamo parlando di vestiti, no? Uno dei motivi per cui una persona può voler dimagrire o è insoddisfatta del suo aspetto è perché i vestiti non gli stanno come vorrebbero, come vorrebbe, no? O non gli entrano più i vecchi vestiti, oppure i vestiti che vorrebbe indossare non riesce a indossarli perché tirano sul seno, tirano sui fianchi, oppure banalmente non le dorano, magari entrano ma non le dorano. Il problema qua non sono solo i vestiti. Perché con me, con il mio aiuto, con le mie consulenze, possiamo andare a trovare i vestiti giusti che vi valorizzano e fanno in modo che se smettete di mettere i vestiti che vanno bene per quelli con il seno piatto, vi stiano bene i vestiti per
giusti, se smettete di mettere i vestiti per quelli che non hanno punto vita e mettete quelli per chi hanno punto vita visto che lo avete e via discorrendo. Ma che i vestiti noi li vediamo sempre indossati su donne che hanno un certo tipo di fisico. Quindi, se io vedo una modella giovane, magra, ma non solo magra, anche con poche curve, che indossa un abito, penso che quell'abito debba cadere così. Un abito in realtà può cadere in diversi modi a seconda del fisico. Alcuni sono donanti, altri no. Nel senso che se io ho un abito dritto e largo a trapezio e accollato, lo metto su una ragazza con poco seno, le si muoverà intorno, ma qua non farà un effetto tenda. Se lo metto con una coppa molto molto abbondante e sporgente fa l'effetto tenda. Al contrario, un abito magari morbido, stretto in vita, con la gonna morbida e scampanata, lo metto su una che ha poche forme, le farà un po' fagottino qui e la gonna penderà. La metto su una che ha più curve e si vedrà bene il punto vita e si vedranno le curve. Non c'è. Sicuramente l'abito in questione sarebbe pensato più per una che ha le curve, però in teoria non c'è mai giusto o sbagliato. La geometria dei vestiti, che è quello che insegno io, vi dice cosa le linee e i vestiti fanno su un certo fisico. Vi dice che se avete il punto vita, se lo segnate succede questo, se non lo segnate succede quell'altro. Poi dovete essere voi a dire cosa vi piace, perché voi potreste essere Christina Hendricks con tanto seno e il punto vita stretto e i fianchi larghi. Ma invece che coi tubini potreste piacervi, potreste provare piacere nel vedere la vostra immagine con degli abiti dritti e larghi. La società vi dice che è sbagliato perché quello vi ingrassa, ma magari a voi piace. Difficilissimo slegare questo, cioè quello che la società, quello che la cultura, quello che ho visto mi dice che è giusto, da quelli che sono i vostri gusti personali. Però la felicità nel vestirsi è data dai gusti personali, quelli autentici. Vi potrebbero dire che la felicità è mangiare il gelato al cioccolato fondente con le scorze d'arancia. Ma magari a voi non piace. Lo continuate a mangiare perché no, dicono che questo è il gelato migliore, il gelato buono, è quello che bisogna mangiare, è quello che finalmente sono riuscita a trovarlo, finalmente posso mangiarlo. Se poi state lì, vi fermate e ragionate, ma a me piaceva più un cioccolato al latte. E solo quando arrivate lì riuscite a essere veramente felici di come vi vestite. Perché poi lo scopo è tutto qui. Lo scopo non è apparire più magra, apparire più snella, farsi invidiare dagli altri. Certo, sono tutte cose accessorie che vi possono servire per sentirvi più sicure. Ma alla fine lo scopo finale è essere felici dei vestiti che indossate. E potreste esserlo con qualunque vestito. Io spero che questo video un po' più chiacchierato vi sia piaciuto. Secondo me è veramente importante riuscire a slegare il peso dall'accettazione, il dimagrimento dall'accettazione del corpo. Io accetto il mio corpo, non vuol dire che il fatto che accetti il mio corpo non lo giudici, non lo giudichi, non gli faccia delle cattiverie, non parli male di lui, significa che non possa provare il desiderio di dimagrire, significa che non possa provare il desiderio di indossare certi abiti. Ma accettare il proprio corpo significa smettere di fargli la lotta. Smettere di fargli la lotta significa anche smettere di chiedergli delle cose che non può fare. Io non posso chiedere alle mie cosce di diventare sottilissime, non posso chiedere al mio sedere di diventare piatto. Forse non posso neanche più chiedere, dopo il parto e la diastasi addominale, alla mia pancia di essere piatta. Vabbè, questo mi fermerà, farà sì che io smetta di fare un allenamento che mi piace, farà sì che io non contatti magari in futuro qualcuno che mi aiuta a fare degli esercizi apposta per chiudere la diastasi addominale. No, però significa che non piango davanti allo specchio quando vedo che ho la pancia sporgente. Non piango davanti allo specchio quando vedo che la pancia è diventata molto sporgente per i pasti, per il ciclo, eccetera. So che c'è una ragione dietro e che questa ragione non mi rende una persona meno valida. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su. Se siete curiose, vi lascio qua sotto tutti i link delle mie consulenze e ci vediamo la prossima volta. Ciao!
Ciao!